Bentrovati in una nuova edizione del TG6 La Settimana. Sparatoria domenica scorsa in un ristorante di piazza della Rinascita a Pescara. La polizia ha fermato un 29enne di origine abruzzese che vive da anni all'estero. Ascoltiamo il servizio. C'era stata una defragazione dell'ordine pubblico ieri con questo delitto così grave. E dalla eziologia abbastanza complessa non c'era un apparente motivo per cui era stato commesso questo gravissimo delitto. Quindi a livello tecnico operativo abbiamo allertato tutti i dispositivi affinché questo pericolo non si propagasse in città, innanzitutto allertando tutti gli equipaggi e dotandolo ovviamente di giubbotti antiproiettili e adottando altre procedure operative. Dopodiché i nostri investigatori hanno iniziato la caccia a questo individuo, che si è conclusa poi sostanzialmente nelle Marche con il brillante intervento della Polizia Stradale. Abbiamo operato una scelta di evitare che il soggetto si accorgesse di essere pedinato dalle forze di polizia. Abbiamo evitato dei posti di controllo, dei posti di blocco per evitare che il tassista diventasse un ostaggio di questo soggetto. Gli abbiamo dettato delle modalità operative di intervento, avendo avuto la possibilità di interloquire direttamente col tassista, che ha eseguito le disposizioni del nostro funzionario, e la Polizia Stradale con professionalità è riuscita a metterlo in sicurezza senza ulteriori problemi. I dispositivi di sorveglianza elettronica sia del locale sia quelli della città, c'è questo importante protocollo che sta per essere siglato tra la Prefettura e il signor Sindaco di Pescara, ci hanno aiutato nelle indagini insieme ad altri elementi che abbiamo raccolto. Poi all'interno dell'albergo la squadra mobile è giunta 5-6 minuti dopo che il soggetto a bordo del taxi aveva abbandonato l'albergo, poi si è recato in altre zone del nostro territorio e si stava rivolgendo all'estero. È lì che poi è scattata questo piano per poterlo intercettare in sicurezza. Aveva la prenotazione in questo albergo, è arrivato il 4 con previsione di fermarsi fino al 16 di questo mese, aveva sporadici rapporti con dei parenti, aveva un rapporto quasi nostalgico con questa città, c'è una componente emotiva che poi le indagini andranno a valutare che potrebbe aver inciso nella commissione di questo delitto, considerati i futili motivi per cui ha sprigionato la propria rabbia. Questi accertamenti li compirà la squadra mobile che si sta raccordando con l'autorità giudiziaria. In ogni caso non pare che la pistola fosse innanzitutto legalmente detenuta, non lo era, non pare sia di origine italiana, però questo lo confermeremo al termine degli accertamenti ancora in corso. Non sono passate ancora 24 ore dal fatto. Il ministro Massimo Garavaglia è stato al padiglione Abruzzo della BIT a Milano. La rivoluzione digitale, ha detto, è la chiave per far crescere un comparto che non ha ancora espresso il massimo delle sue potenzialità. Vediamo. È stato il ministro del turismo Massimo Garavaglia l'ospite del padiglione Abruzzo nel secondo giorno della Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Il turismo italiano ha enormi potenzialità, vale circa il 13% del PIL prima della crisi, ma ha ampi spazi di miglioramento. Possiamo arrivare al 20% con tanta organizzazione, facendo come paesi che oggi sono più organizzati di noi. Bisogna essere onesti in questo, ci sono paesi che sanno vendere meglio un prodotto che spesso, anzi di fatto, è inferiore al nostro. Il punto chiave è la rivoluzione digitale, non è un caso che siamo partiti da lì, abbiamo investito per primo le risorse sul nuovo hub digitale, sul nuovo portale digitale, che in sostanza è una cornice unica, un linguaggio unico, che però richiede un lavoro collettivo. Dopo un anno di stop causa Covid, quest'anno la fiera è tornata a svolgersi regolarmente. Il turismo dovrà essere un volano per l'economia nella fase della ripresa. Dopo un anno di stop e dopo di qualche anno in cui eravamo presenti in maniera un po' ridotta, l'Abruzzo torna alla BIT in maniera importante con 300 metri di padiglione. Lo scopo è quello di fare una vetrina dell'Abruzzo, di tutto ciò che l'Abruzzo può mostrare per fare felice un turista. Diciamo che il core business del nostro turismo rimane ancora legato al turismo legato al mare, diciamo che 6 turisti su 8 che vengono in Abruzzo ancora lo fanno per le nostre splendide spiagge.
tante le celebrità ospiti del Padiglione Abruzzo per promuovere la propria regione d'origine. Ieri ci sono stati l'attore vincitore dell'ultima edizione di LOL, Maccio Capatonda, e lo chef stellato Nico Romito. Quest'oggi l'olimpionica Gaia Sabatini è collegata in videoconferenza, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e il manager del Manchester City ed ex campione di pallanuoto, Manuele Stiarde. È la parte più radicata in me, sicuramente la montagna, anche gli odori, no, della montagna abruzzese, cioè mi mancano. Vieni ad annusare l'Abruzzo, Ok, se ci sei. Io ho iniziato ad allenarmi a Teramo e mi sono spostata sempre nelle varie città abruzzesi per potermi allenare, per fare gare, quindi Chieti, Pescara, andavo a Scere, Prati di Tivo, a Campo Imperatore, quindi io sono super legata a questa terra, sono felicissima di essere qui oggi e ringrazio tantissimo appunto di avermi chiamata come, diciamo, ambasciatrice, perché per me è solo un grande piacere e onore. Diamo un consiglio a un turista che viene in Abruzzo, cosa deve assolutamente assaggiare? L'Abruzzo è una regione che ha una quantità di ricette tipiche incredibili. Io vi faccio un esempio, c'è il mostacciolo, il biscotto tipico che è abruzzese. Se io vado a Rivisondoli, vado a Roccaraso, vado a Pescocostanzo, vado a Castel di Sangro, sono quattro ricette diverse. Se dico oggi bisogna assaggiare il mostacciolo di, cioè il comune vicino insorge. Quindi allora voglio dire, assaggiamo più prodotti possibili, perché l'Abruzzo ha una quantità di ricette, di prodotti tipici incredibile, di grande identità. Vieni a Abruzzo perché è bello, non Bruzzo. Marsilio, fammi fare lo spot per la regione Abruzzo, perché se no qua siamo ancora a Milano. Non solo la Beat, questa settimana si è tenuto anche il Vinitaly a Verona, un grande successo per i vini abruzzesi. Secondo giorno di Vinitaly, della 54esima edizione per la precisione, siamo all'interno del padiglione numero 12 che ospita lo stand Abruzzo, alle nostre spalle l'enoteca regionale già dalle prime ore del mattino molto attiva. Insieme a noi abbiamo Valentino Di Campli, il presidente del Consorzio dei Vini d'Abruzzo. Secondo noi si può già fare un punto, perché abbiamo visto che il padiglione numero 12 è molto visitato. Chiaramente c'era molta attesa, oggi è il giorno più importante, oggi e anche domani, per cui siamo, come dire, contenti della presenza e anche della tipologia di persone che stanno frequentando il nostro padiglione. Per quanto riguarda il contrassegno di Stato, ecco, sono tutti numeri positivi e questo è il vero orgoglio, perché vuol dire che anche nei momenti di difficoltà l'Abruzzo ha lavorato bene. Sì, siamo contenti di questo, infatti con il contrassegno di Stato che dà la massima garanzia dei prodotti denominazione di origine controllata d'Abruzzo, oggi abbiamo una crescita costante, addirittura più 25% nei primi due mesi del 2022, dopo un 2021 anno Covid comunque in crescita rispetto al 2020, quindi un trend decisamente positivo. Ed oggi visita istituzionale anche per il presidente della giunta regionale Marco Marsiglio, ha visitato le cantine e poi nell'intervista si è lasciato andare anche a dichiarazioni per il prossimo futuro, soprattutto per quanto riguarda il turismo. Due anni che sono stati utilizzati bene nonostante la pandemia. Ho fatto i miei complimenti all'assessore e ai produttori per aver costruito questo percorso virtuoso che fa crescere il nostro vino nel mercato nazionale e internazionale. Beat e Vinitaly, due appuntamenti in sinergia per un unico Abruzzo del turismo in estate. Nella nuova programmazione dei fondi europei la promozione territoriale e il marketing sarà molto ma molto presente, e completeremo appunto un percorso che purtroppo ha sempre, purtroppo l'Abruzzo ha sempre scontato il deficit di scarsa presenza, scarsa promozione, scarsa visibilità e conoscenza del prodotto Abruzzo. Anche a Pescara si è tenuta la cerimonia per il 170esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Vediamo.
È stata la sala d'annunzio dell'Aurum a ospitare questa mattina la commemorazione per il 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. A fare gli onori di casa a Pescara il questore Luigi Liguori. Alla presenza del prefetto Giancarlo Di Vincenzo e dei vertici delle altre forze dell'ordine, presenti e schierati gli uomini e le donne di tutte le specialità del corpo. Ha detto bene, ricorrenza e commemorazione. Quest'anno non abbiamo il cipiglio di fare festa perché siamo nella fase finale di una pandemia particolarmente cruenta e si affaccia una stagione di instabilità economica, un'instabilità politica, addirittura ci sono delle guerre, ecco perché siamo in questo momento, non siamo nei nostri luoghi ideali, nelle nostre agorà, nelle nostre piazze. Abbiamo voluto celebrare, perlomeno a Pescara, in questo luogo più raccolto, senza festeggiare, ma dobbiamo commemorare, perché 170 anni di storia sono importantissimi per il paese, sono importanti per la polizia, quindi abbiamo voluto dare qualità a questa ricorrenza. Per esempio ci troviamo in questo momento sulla scena di un crimine, non c'è il tipico stand della polizia scientifica in cui mostrano le tecnologie, ma qui c'è il luogo di un delitto, dove ci sono dei sospettati, ci sono degli autori e i nostri investigatori della polizia scientifica possono ai visitatori, per esempio, spiegare chi ha commesso questo delitto tra i sospettati. Questa è una delle novità. C'è un anno di polizia, c'è un docufilm in cui spiega tutto quello che la Questura di Pescara ha fatto in quest'anno. Ci sarà il premio al cittadino virtuoso perché noi siamo la polizia dei cittadini e i cittadini quando collaborano deve essergli riconosciuto perché noi lo facciamo per dovere di esporci al pericolo di collaborare. Loro lo fanno per dovere civico e quindi io sento il dovere di rinunciare magari a qualche encomio per qualcuno dei nostri, l'ha fatto volentieri e abbiamo dato spazio ai cittadini. Abbiamo dato spazio alle scuole che esprimono in qualche maniera territori difficili, l'abbiamo voluti qua, le scuole di Rancitelli, le scuole di Via Tavola, le scuole di Montesilvano, ecco c'è tanto in questa commemorazione. Poi ci sarà anche un bilancio. Io dal 2014 che faccio il questore, dal 2014 che do riconoscimenti ai cittadini virtuosi nel territorio, erano stati scelti 3 cittadini in questa provincia, ne è stato aggiunto uno proprio nella giornata di ieri, che è il tassista che ha collaborato con la Polizia di Stato ed ha collaborato nel senso che ha eseguito gli ordini che l'ufficiale di Polizia Giudiziaria di Pubblica Sicurezza in quel momento gli stava dando, quindi ha avuto una condotta legittima e noi diamo un riconoscimento anche a questo cittadino. Però ecco, non enfatizziamo troppo certe posizioni perché poi alla fine viene ad essere sminuito il lavoro, quello degli investigatori, che è stato veramente, secondo me, in questo momento, in questa particolare circostanza, la Polizia di Stato ha mostrato tutta la sua efficienza. Di questo sono orgoglioso e spero che lo sia anche la città di Pescara. Fatto riposo. Problema sicurezza nel centro di Pescara. I commercianti scendono in strada per chiedere più forze dell'ordine. Vediamo il servizio. Stiamo parlando del quadrilatero che va da Corso Vittorio Emanuele, via Leopoldo Muzzi, Riviera, Piazza Italia, con dei focus particolari in zone pericolosissime che sono Piazza Santa Caterina e Parco Florida, giardinetti di Piazza Primo Maggio e portici di Piazza Salotto. Cosa accade? Qui vengono bande criminali, delinquenti, spaccio di droga a tutte le ore del giorno e della notte. I cittadini, i commercianti non ce la fanno più. Voi immaginate che i commercianti si vedono entrare persone balordi, ubriachi, drogati all'interno dei propri esercizi, vomitano all'interno, urinano sulle vetrine e spesso sono costretti a chiudere il locale, un commerciante che deve chiudere a chiave il locale e aprire solamente quando riconosce il proprio cliente. È qualcosa di assurdo, non si dica più che Pescara è una città tranquilla, è una città che sta subendo un'escalation sulla sicurezza enorme. Ci sono situazioni gravissime anche all'interno di questi parchi che abbiamo detto, dove si spaccia droga. Qui vengono dalle periferie, si stanno spostando, ecco l'analisi sociologica del fenomeno, bande di baby gang che vengono dalle periferie, ma a volte anche criminali pregiudicati, ostentano i loro muscoli qui e solo qualche giorno fa hanno preso a pugni, a sberle un ragazzo, l'hanno fatto cadere rovinosamente a terra e c'è un video che va girando. Quindi tanti di questi casi. Cosa si potrebbe fare? La ricetta ce l'abbiamo in tasca e si dovrebbe fare. Le amministrazioni preposte devono istituire un presidio fisso H24 di polizia in Piazza Salotto, come è stato fatto in altre piccole metropoli, e poi ripristinare subito l'agente della polizia locale in Piazza Santa Caterina, che si occupa di vigilare in quel quadrilatero, e nel Parco Florida. Quando c'erano, il problema si risolse. Si respira qui nel centro un senso di insicurezza
soprattutto la notte. Noi respiriamo qui proprio un senso di disagio e insicurezza, anche nel vicino Parco Florida, che è il parco per eccellenza del centro. La nostra città è una realtà piccola, bisogna controllarla e non dobbiamo essere preda di malviventi. L'ASL di Teramo sarà capofila per il progetto regionale Agicot, che prevede la presa in carico di anziani e fragili dopo le dimissioni dall'ospedale. Vediamo. Anziani e fragili, una volta dimessi dall'ospedale, avranno finalmente una rete di assistenza appropriata sul territorio, presso il loro domicilio, attraverso le RSA o altre strutture dedicate. È un modello organizzativo denominato Agicot, un progetto finanziato con 1.100.000 euro dal Ministero della Salute alla Regione Abruzzo e che vede l'ASL di Teramo, prima azienda abruzzese, dove sarà realizzato. Nel definire la progettualità, preziosa è stata anche la collaborazione dell'Università di Firenze. Un progetto importante che aiuterà il paziente una volta uscito dall'ospedale. Ecco, come sarà sostenuto? Sì, questo è un progetto finanziato dal Ministero, un progetto regionale che vede l'ARS di Teramo come prima sede sperimentale e poi sarà spalmato anche su tutte e tre le altre ARS. Progetto fondamentale perché si concentra sulla presa in carico del paziente dopo le dimissioni dall'ospedale e quindi che è la famosa integrazione tra ospedale e territorio. Seguiremo i pazienti sia a domicilio sia attraverso l'assistenza domiciliare ma anche nelle strutture protette nell'RSA. Ci sarà la presa in carico attraverso un'unità di valutazione e attraverso un'equipe multidisciplinare. È importante perché la vera innovazione della rete territoriale sarà proprio questo, è questa forma di sperimentazione che noi abbiamo messo in atto, una rete territoriale che attraverso il DM71 e attraverso il PNR si concentrerà proprio su questi livelli che presentiamo con questo progetto. Nel corso della presentazione a Teramo del progetto Agicot è stato ricordato inoltre come l'Abruzzo sia tra le regioni italiane con il maggior numero di anziani. Questi pazienti spesso occupano posti letto in ospedale per lungo tempo perché non c'è nessuno che possa prendersi cura di loro in famiglia. Questa nuova rete di assistenza territoriale farà in modo che negli ospedali ci sia maggior capienza per gli acuti. Un traffico di sostanze stupefacenti è stato stroncato a Chieti dalla polizia. Custodia cautelare e domiciliari per il principale indagato e il suo pusher, un albanese residente a Pescara. Un'operazione antidroga condotta dagli investigatori della quarta sezione narcotici della mobile di Chieti ha portato a smantellare una fitta rete di spaccio di stupefacenti in città. Due anni dall'inizio delle indagini della squadra mobile coordinate dalla Procura della Repubblica hanno consentito di individuare in Pierluigi Bellia e Stefano Del Grosso i capi della fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo teatino. Hashish, marijuana e cocaina che veniva spacciata in pieno centro. L'attività investigativa ha portato al sequestro di 6,5 kg di hashish e marijuana, oltre a 120 grammi di cocaina e a denaro provente di attività di spaccio. Ad alimentare la rete di distribuzione in centro a Chieti era un cittadino bulgaro, uomo fidato del duo. Sarebbe lui il punto di riferimento per i giovanissimi acquirenti che si rifornivano presso il suo quartier generale nei giardini pubblici del centro. Bellia si riforniva a sua volta da un 38enne albanese residente a Pescara, con il quale era legato da un consolidato rapporto d'affari, da come emerge dai riscontri investigativi e dalle cessioni documentate. Un'operazione di polizia giudiziaria che se da un lato blocca lo spaccio, dall'altro porta a galla un evidente disagio dei giovanissimi, che si traduce in un fenomeno che deve destare allarme. Soddisfazione e riconoscenza per il lungo lavoro di intercettazioni e appostamenti è stata espressa dal questore Annino Gargano, che racconta come i cittadini in passato gli avessero manifestato per strada e più volte preoccupazione per episodi di spaccio che si sarebbero svolti in pieno giorno e senza nemmeno celare la cessione delle sostanze.
31esima Fiera dell'Agricoltura di Teramo. Quest'anno si svolgerà dal 22 al 25 aprile nell'area verde del Parco Fluviale Cittadino e non più a Piano Dacio. Vediamo. Si attendono almeno 50.000 visitatori alla 31esima Fiera dell'Agricoltura di Teramo, che si svolgerà dal 22 al 25 aprile prossimi in città. Sì, è proprio questa la novità più importante dell'edizione 2022. Il luogo che accoglierà gli espositori non sarà più il piazzale dello stadio a Piano Dacio, ma l'area del Parco Fluviale Cittadino. Una zona verde, facilmente raggiungibile a piedi per chi risiede in città e provvista di 1.600 posti auto negli adiacenti parcheggi San Gabriele e San Francesco. Un nuovo luogo per fare la Fiera dell'Agricoltura, come mai questa scelta? Perché lo avviciniamo la fiera alla città di Teramo e quindi ci sono delle ricadute dirette sul tessuto economico della città di Teramo. E poi perché questo ambiente, la location proprio del Parco Fluviale, è certamente adatta proprio ai temi dell'agricoltura e della sostenibilità. Infatti sarà una Fiera dell'Agricoltura proprio completamente dedicata ai temi della sostenibilità. Oltre alla fattoria degli animali, ai mercatini contadini, all'esposizione di mezzi agricoli, la Fiera dell'Agricoltura ospiterà anche un'area istituzionale dove dibattere temi scientifici legati al settore. Torniamo all'antico perché come una volta cerchiamo di capire quali sono le esigenze della società civile e tiriamo fuori le cose dai nostri cassetti di laboratorio e le portiamo qui a condividere con la gente. Quest'anno abbiamo scelto degli argomenti che sono abbastanza attuali. Il primo riguarda il problema delle microplastiche, che sapete quanto possa essere attualmente un'ipotesi di disastro ambientale. Poi parteciperemo a questo bel convegno che ci sarà qualche giorno dopo e qui parleremo di api, quindi l'importanza delle api nella filiera ambientale. 4 giorni di esposizione ma anche di progettualità. La Fiera dell'Agricoltura di Teramo, promossa dal Comune, punta su una forte sinergia tra gli enti istituzionali più importanti del territorio, come la Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia, la Provincia e il BIM. Sarà l'occasione dunque, come annuncia il sindaco Gianguido D'Alberto, di presentare alla città anche i futuri progetti urbanistici di riqualificazione del capoluogo. La scelta di tornare al Parco Fluviale non è legata solo alla bellezza del luogo, sempre più curato, ma è anche un segnale importante finalizzato a riportare in centro, in città, le iniziative nevralgiche per la crescita del nostro territorio. E quindi occasione importante anche per presentare 2 progetti su cui stiamo investendo molto, il progetto di recupero del Parco Fluviale, di riqualificazione complessiva che partirà a breve con il primo lotto proprio in questa zona e poi, parlando di agricoltura, anche il progetto del mercato coperto che è stato inserito tra i fondi del PNRR e che ovviamente nel corso di quest'anno vedrà l'apertura del cantiere. Jelfry Guzman, il 23enne vittima di una sparatoria domenica scorsa a Pescara, è stato ascoltato in ospedale dal pubblico ministero. A far visita al giovane cuoco anche i politici cittadini e regionali. Intanto Pecorale, l'uomo arrestato per tentato omicidio, conferma la scelta del rito abbreviato. Ascoltiamo. 5 colpi di pistola per il sale sugli arrosticini. Jelfry Rosado Guzman, giovane cuoco del ristorbar Casa Rustì in centro Pescara, ieri ha incontrato per la prima volta il pubblico ministero Fabiola Rapino, che sta coordinando le indagini insieme al dirigente della mobile Gianluca Di Frischia e ad altri 2 agenti. Il 23enne dal suo letto di ospedale ha raccontato in meno di un'ora quanto accaduto la scorsa domenica. Un interrogatorio di prassi che mette a fuoco un episodio che è apparso chiaro fin da subito. Vi sono infatti le immagini di videosorveglianza che ben poco spazio lasciano all'immaginazione e la testimonianza di Martina, la collega di Jelfry, che ha assistito a tutta la scena prima di dover ricorrere alle cure mediche per lo shock subito. Un climax ascendente di violenza, rapido e inspiegabile, l'iniziale discussione pacata, la tensione che cresce per la salatura degli arrosticini e forse per i tempi del servizio, il pugno col quale Federico Pecorale ha colpito il cuoco. La collega lì presente si è messa in mezzo per scongiurare la rissa, ma il 29enne di Montesilvano, il residente in Svizzera, ha tirato fuori una pistola di piccolo calibro, l'ha puntata contro Jelfry e ha fatto fuoco. 5 i colpi sparati, di cui 2 mentre il 23enne era già a terra dietro il bancone. Pecorale ha poi rimesso l'arma in tasca e si è allontanato lentamente. Ha preso un taxi sperando di arrivare in Svizzera, ma la fuga si è interrotta sulla A14 nei pressi di Pesaro.
Ielfri ieri ha ricevuto la visita del governatore Marco Marsilio, dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, del capogruppo di Fratelli d'Italia alla regione Guerino Testa, del sindaco di Pescara Carlo Masci, del vice Gianni Santilli e del manager della ASL Vincenzo Ciamponi. Il corteo di politici in realtà era in ospedale per l'inaugurazione di un macchinario di radioterapia. Sono pronto, ha detto il ragazzo ai visitatori, ad affrontare tutte le difficoltà che si dovessero presentare in futuro per il mio recupero. Ielfri infatti non è più in pericolo di vita, ma si teme per l'uso delle gambe. Il proiettile non ha colpito direttamente il midollo spinale, ma gli è andato vicino, causando una contusione su cui gli interventi chirurgici hanno allentato la pressione. Risponde bene e sembra recuperare la sensibilità, dicono i medici. Questo ci fa ben sperare, ma il decorso sarà lunghissimo. Il quadro delle sue condizioni di salute, ad ogni modo, sarà chiaro nelle prossime settimane. E mentre Ielfri è in ospedale a Pescara, vi resterà almeno un'altra settimana, Pecorale è in carcere ad Ancona. La difesa scelta dal suo legale ruota tutta attorno alla perizia psichiatrica per capire, se possibile, cosa possa essere scattato nella mente del 29enne. L'avvocato ha confermato la scelta di procedere per rito abbreviato, tramite cui, saltando la fase del dibattimento, è previsto lo sconto di un terzo della pena. Inaugurata a Teramo la Casa della Legalità e dell'Ambiente, un luogo di cultura che nasce all'interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata. Vediamo. Inaugurata a Teramo in via Molinari la Casa della Legalità e dell'Ambiente, un luogo da oggi destinato alla cultura, creato all'interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata e affidato dall'autorità giudiziaria all'amministrazione comunale teramana. In questo appartamento, dove per anni è vissuto un boss mafioso, hanno trovato casa quattro associazioni di Teramo: ARCI, WWF, GADID, Mountain Wildlife. Non avendo un pianeta B, abbiamo pensato di costruire un piano B, che per noi è un luogo dove ripartire con alcune attività. Nel nostro caso, come ARCI, proprio dopo 12 anni di assenza di una sede provinciale, ma di condividerlo appunto con più soggetti. Quali saranno i vostri progetti? Finalmente riospitiamo, abbiamo l'onore di poter ospitare all'interno di questo spazio il centro di documentazione La Gramigna, con più di 2000 volumi del WWF Teramo, che è un modo per appunto avere un'aula studio, diciamo, di ricerca per giovani universitari e non solo, su temi ambientali locali e anche nazionali. Dopodiché presentazioni di libri e soprattutto attività di coprogettazione e coprogrammazione con la pubblica amministrazione, cosa che nella riforma del terzo settore sarà preponderante e fondamentale. Oggi il messaggio più importante che viene fuori dall'inaugurazione di questa Casa della Legalità è proprio il valore straordinario della legalità e soprattutto il messaggio della lotta alla mafia, io direi alla cultura mafiosa, sempre e ovunque, perché non dobbiamo commettere l'errore di pensare che la cultura mafiosa appartenga solo ad una zona del paese, a un territorio specifico, geograficamente circoscritto. Dobbiamo combatterlo ovunque e ogni giorno, in tutte le forme in cui si manifesta. E qui ci apriamo alla comunità e soprattutto alle future generazioni, lanciando il messaggio di legalità. La Casa della Legalità e dell'Ambiente di Teramo è solo il primo esempio di beni confiscati, trasformati in luoghi aperti alla comunità. Sul territorio comunale esistono infatti altri spazi appartenuti alla malavita e che saranno presto riconvertiti in strutture sociali. In attesa del riconoscimento dall'UNESCO quale patrimonio dell'umanità, si è tenuta a Chieti la storica processione del Venerdì Santo. Con le presenze contingentate è andata in scena l'edizione 2022 del suggestivo rito che si ripete quasi ininterrottamente dal 842 d.C. Vediamo. Le note del Miserere di Saverio Selecchi sono tornate a vibrare lungo le strade di Chieti con i suoi 190 cantori e i 120 elementi d'orchestra diretti dal maestro Loris Medoro. Sono le 19:30 quando il lungo corteo della processione del Venerdì Santo, dopo aver percorso dalla Cattedrale di San Giustino via Poglione, appare in piazza Valignani con lo stendardo nero dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, da secoli custode della tradizione. È un susseguirsi di uomini incappucciati, ognuno con le mozzette, la mantellina di colori diversi che rappresenta le varie confraternite della città. È l'appuntamento simbolo della spiritualità teatina.
sfilano l'angelo con l'abito viola che reca in mano il calice della passione, il gallo che cantò dopo che Pietro rinnegò per 3 volte Gesù quando lo prelevarono per condurlo a casa del sommo sacerdote Caifa. E poi il velo che ritrae il volto di Cristo, copia del volto santo di Manoppello, la colonna che riproduce quella alla quale fu legato Gesù per la flagellazione, sulla quale sono posti la corona di spine, una tunica e i dadi. Con questi i soldati romani si giocarono le vesti del Cristo. Sfilano poi gli altri simboli della passione, la scala, la croce, e con l'arrivo della statua dell'Addolorata arrivano anche le note struggenti del Miserere, che quest'anno, con la guerra in corso in Ucraina, hanno un'amarezza profonda. E l'amarezza è la sofferenza dipinta sul volto di padre Anatoly Griskiv, della chiesa del Patriarcato di Costantinopoli, che ha sede a Chietiscalo. Ucraino di nascita, è sempre stato presente nelle precedenti edizioni, ma quest'anno è apparso molto provato. Precede di poco l'arcivescovo Bruno Forte, che benedice la folla, una folla composta e rispettosa dei regolamenti. Mascherine sul viso e in doveroso silenzio, quest'anno ci sono state meno presenze, circa 11.000 quelle stimate, per assistere dopo 2 anni di assenza per Covid all'evento dell'anno. Un appuntamento che per un chietino non è solo l'evento religioso, ma è soprattutto un rinnovare la tradizione tramandata di padre in figlio per la processione, che non si era fermata nemmeno negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Un appuntamento carico di spiritualità che diventa il segno dell'identità di una città che ha bisogno di ritrovarsi. Con le vacanze di Pasqua si avvicina a grandi passi anche l'apertura della stagione balneare. Si partirà a maggio, ma già in questi giorni in tanti stanno affollando i lidi. Vediamo. La crisi probabilmente alle spalle, i balneatori sono pronti a ripartire. A maggio inizierà la nuova stagione che si spera possa essere foriera di soddisfazioni, come spiega ai nostri microfoni il presidente della SIB Abruzzo, Riccardo Padovano, che ripropone fortemente l'idea del mare d'inverno per una stagione di 365 giorni. Si deve partire col sorriso, perché il mare è allegria, il sole illumina tutta la città, ma illumina la gente. Alle mie spalle vedete già le nostre attività sono a pieno regime. Questa è una di quelle questioni che abbiamo affrontato la scorsa settimana con la Regione per avere il cosiddetto mare d'inverno. Oggi è la giornata di Pasqua, il nostro lungomare è pieno di gente. Queste sono le notizie che noi dobbiamo dire all'opinione pubblica, alla gente, ridare il sorriso. Perché ci sono tante notizie tristi, le notizie tristi purtroppo appassiscono anche la società. Quindi dobbiamo, per fare questo, che dobbiamo fare? Noi stabilimenti balneari che ruolo abbiamo? Noi abbiamo il ruolo di far stare bene tutti i cittadini. L'obiettivo è che ai primi di maggio siamo già pronti per partire, molto probabilmente anticiperemo di 2 giorni l'apertura della stagione balneare, e quindi significa che servizi di salvamento, significa che tutte le postazioni di sicurezza in mare sono ad hoc. Per chiudere, Padovano, nei giorni scorsi avevate lanciato anche un appello a molte persone, molti ragazzi, perché voi avete bisogno di lavoratori stagionali, avete avuto anche qualche difficoltà, state avendo delle difficoltà a trovare lavoratori stagionali per le spiagge. Questo è un problema che adesso lo stiamo affrontando, abbiamo cercato anche di assumere persone che sono i rifugiati dall'Ucraina, abbiamo qualche difficoltà ai fini della burocrazia, però abbiamo bisogno veramente di personale, abbiamo personale di cucina, di sala, camerieri, steward di spiaggia, direttore di spiaggia, abbiamo bisogno di tante unità lavorative. Contattateci, i nostri uffici della Confcommercio hanno aperto lo sportello per ricevere le segnalazioni. Tante strutture balneari, compreso gli alberghi e i ristoranti, sono carenti sotto questo aspetto. Cerchiamo il personale, noi siamo ad accogliere anche questa opportunità. Con questa notizia termina l'edizione del TG6 La Settimana. Grazie di averci seguito, buon proseguimento.